Eccoci qui. Stiamo ancora qualche minuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Faccio... Mi pare di sì. Benvenuti, grazie di essere qui presenti, siamo molto lieti di poter dare l'avvio ufficiale all'ottava edizione del Festival delle Pelle di Viaggio, un'edizione sofferta, complessa, articolata, come è giusto che sia, ogni volta si parla di un festival, si parla di un festival che noi teniamo molto, al quale teniamo molto. Io devo intanto naturalmente dei ringraziamenti in apertura, dei ringraziamenti a coloro i quali hanno permesso e permettono tutti gli anni di realizzare il festival, di diventare Claudio Bocci, che è un ringraziamento anticipato a questo punto, come Federculture, ma passando anche al quadro istituzionale, naturalmente al Comune di Roma, la manifestazione come tutti gli anni, ormai diciamo, storicamente inserita nelle attività del Comune di Roma, del Stato Romano, ma anche dei festival storici, diciamo che chiude il quadro del Stato Romano. Un ringraziamento particolare va agli amici qui presenti dell'Agenzia Regionale del Turismo del Lazio, un ringraziamento alla dottoressa Santarella di essere qui presente. Un ringraziamento a Ulle Todo, presidente dell'Associazione Italiana Estonia, e naturalmente ci sta raggiungendo anche Gian Piero Perri, che è il direttore dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Regione Basilicata. Un ringraziamento profondo, non di forma, perché senza di voi naturalmente il festival del Pelle di Viaggio non sarebbe possibile. Ringraziamento che stende a Portugal, a tutti, come dire, che hanno un tanto sponsor, ma io preferisco chiamarli compagni di viaggio realmente, che assieme a noi costruiscono, ci aiutano a costruire il programma di cui poi Antonio parlerà, il nostro direttore artistico, Antonio Politano, che parlerà nel dettaglio, ma che poi costruiscono assieme a noi alcune come individuano delle vie che percorriamo assieme. Prego Gian Piero Ferri, appena citato, il direttore dell'Agenzia Territoriale della Regione. Quindi in questo senso il ringraziamento ovviamente che poi si allarga ovviamente ad Antonio Politano, all'area economica, dobbiamo avere tutto lo staff presente che è fatto di tante persone che con volontariato ma anche con tanta forza e danni durante l'anno ci aiutano a realizzare questa importante manifestazione. Ci abbiamo tenuto molto quest'anno ad essere presenti qui, in questa sala, non lo facevamo da anni, abbiamo sempre scelto luoghi istituzionali dove far partire tutto. Questa per me è una sala molto importante, nella struttura cinquecentesca, questa è la sala dei viaggiatori, cioè coloro i quali, le spedizioni che finanziavano la Società Geografica Italiana, quindi questi oggetti, provengono e ritornano all'interno di questa sala. Troverete tappini di viaggio, libri di viaggio, tutta tagliata profondamente sulla manifestazione, o meglio, è lo strumento che ci ha permesso di dire perché non fare questo, ormai 9 anni fa, perché siamo all'ottava edizione, non ci stanno mai zero, non abbiamo punteggiato in questo percorso. La piena soddisfazione di essere qui, quindi è doppia, abbiamo voluto riportare in casa questa manifestazione e siamo partendo, partiremo con un programma molto denso, con un programma fatto di oltre 100 autori, circa 30 autori internazionali, con degli approfondimenti in realtà geografiche definite, la regione Lazio sicuramente, la regione Basilicata e nello specifico Matera, con delle ibridazioni che guardano l'Estonia, con altri elementi che guardano l'Arabia Saudita. Diciamo che lo spirito di fondo è quello di andare ad analizzare i luoghi, entrare nei contenuti, nello specifico di quei luoghi, e dare un'immagine, una serie di immagini, una narrazione molto ampia, ma di questo appunto Antonio ci dirà. Avete visto fuori grandi lavori, stiamo comunque offrendo, ringraziando anche l'assistenza del meteo che ci fa vedere quante noi tre belle giornate di sole. Saremo all'interno di Villa Cerimontana, faremo scoprire angoli di Villa Cerimontana che sono noti anche i romani, per fare Villa Cerimontana è un contesto di viaggio importante e rilevante.
Tra gli approfondimenti, ai quali tengo molto, ma poi riprenderemo più avanti anche la parola, sarà anche un modo per cominciare a parlare di giubileo, un po' perché la società giuridica italiana è sempre stata una tappa di giubileo, quindi il luogo dentro il quale il giubileo è un po' nel DNA, nel senso di quello che storicamente è avvenuto all'interno di questo contesto. Faremo un approfondimento appunto con la Regione Lazio, parlando proprio delle vie del sacro, in qualche misura, e quindi cominceremo a ragionare in una logica di più ampio respiro, logica che ci vedrà in chiusura di festa subito coinvolti, ringrazio anche la presenza del dottor Bonetti, e quindi l'ideale dell'assessore Di Pietro, che appunto sarà presente in questo momento in giunta, l'assessore Marinelli si scusa con voi, dove costruiremo un percorso giubilare parlando del viaggio. Chiaramente gli itinerari sono un elemento essenziale in tutto questo, e l'anno prossimo potenzieremo ancora di più tutto questo aspetto e probabilmente lo svilupperemo anche oltre il singolo specifico ambito del Festival del Viaggio di settembre, ma anche con una programmazione più ampia e scritta. Quindi passo subito la parola ad Antonio Politano, al nostro direttore artistico, per farvi entrare negli approfondimenti del programma. E naturalmente poi riprenderò per dialogare con voi in merito a quelle che sono le vostre sollecitazioni. Grazie Antonio. Grazie, buongiorno ai colleghi e agli amici. Allora, parto subito col darvi degli elementi essenziali, perché ciascuno di voi ha una domanda, perciò magari adesso è inutile scorrere proprio puntualmente tutto quanto, però cerco di darvi delle letture un po' trasversali e di segnalarvi delle cose notevoli dal nostro punto di vista. Il nostro festival è intitolato, si chiama Festival della Lettera Prolitaria. In realtà a noi piace sempre dire che noi facciamo un festival dedicato a diverse forme di narrazione di viaggio, fotografia, cinema, teatro, musica, eccetera. Però quest'anno vogliamo sottolineare in particolare la presenza di alcuni interpreti diciamo eccellenti del genere, semmai esiste un genere di letteratura di viaggio, cioè che conta anche di più dell'etichetta. Però se c'è una letteratura che racconta il mondo, i luoghi e le culture, gli attraversamenti e gli accostamenti, beh, uno dei campioni di questa letteratura è uno scrittore storico scozzese dal nome William Davenport, che quest'anno verrà da noi, ed è un po' la punta di diamante oggi del panorama contemporaneo quando si accenna questa categoria di letteratura di viaggio. Sarà il protagonista, insieme ad altri, di un appuntamento il sabato pomeriggio dedicato al premio Capucinski, che è un premio che abbiamo creato noi all'interno del festival insieme a Feltrinelli e all'Istituto Polacco di Cultura per onorare la memoria del grande reporter e scrittore Richard Capucinski. E insieme a lui ci saranno anche, e segnalo anche queste presenze per noi significative, altri due personaggi, persone, interpreti. Ci sarà il direttore dell'Internazionale, a cui verrà dato, conferito il premio Capucinski per il reportage, sezione editoria, per riconoscere il ruolo che l'Internazionale ha nel nostro paese dalla sua fondazione ormai nel 1993, per raccontarci il mondo attraverso sempre la categoria del reportage. E poi ci sarà uno scrittore polacco che un po' segue le orme, il tracciato un po' di Capucinski, lo stile, ma che ha una scrittura molto letteraria anche, si chiama Wojciech Janiewski, un giornalista e scrittore polacco, avete i riferimenti nella cartella stampa, a cui daremo una menzione di libro. Vorrei segnalarvi subito anche una presenza, parlando ancora di letteratura di viaggio, di un altro campione di questa letteratura un po' d'avventura, di mari e pirati, che è invece Bjørn Larsson, che immagino molti conoscerete, è pubblicato in Italia da Iperborea, e sarà lui invece a chiudere il festival, perché noi abbiamo una struttura un po' complicata quest'anno. Un festival vero e proprio che dall'11 al 13 settembre è qui in Società Geografica, da venerdì, da domani fino a domenica. E poi ci saranno alcuni appuntamenti che abbiamo voluto includere in una edizione di post-festival appendice fino al 26 settembre, che appunto vedrà Bjørn Larsson e Valeria Parrella, una scrittrice italiana, Giovanna Zucconi, giornalista e scrittrice,
che è stata la nostra compagna di viaggio fino a quest'anno, che ha condotto i nostri incontri fino alla scorsa edizione, che invece quest'anno non poteva essere con noi, sarà con noi il 26 e a condurre gli incontri quest'anno invece sarà Tommaso Giartoso, scrittore anche lui, conduttore radiofonico di Fahrenheit di Radio 3. Allora, vi segnalavo Björn Larsson e tornando al concetto di letteratura di viaggio, vorrei segnalare anche un'altra presenza per noi significativa, che ancora una volta quando si parla di letteratura di viaggio, da alcuni decenni il vero mito, la vera icona, il vero nome di riferimento è Bruce Chatwin, diramo a molti di voi. Chatwin è scomparso ormai da molti anni, scomparso nell'89. Ci è capitato di conoscere la moglie di Bruce Chatwin qualche anno fa, di continuare a mantenere i rapporti con lei, l'abbiamo invitata, l'abbiamo incontrata qualche settimana fa nelle campagne di Oxford, dell'Oxfordshire, dove fa la levatrice e la giardiniera, lei così si dichiara, cioè, la sua professione è questa, con le sue 50 pecore del Galles nere, e ha accettato di venire, sarà con noi appunto domenica sera, domenica pomeriggio, per un omaggio alla figura di Chatwin e per un racconto intimo, personale, di questo grande mito della scrittura legata a luoghi e culture. Sarà accompagnata da dottorandi e docenti di italianistica e lingue dell'Università di Tor Vergata che insomma contribuiranno dunque alla narrazione attorno a Chatwin e ai suoi luoghi, ai luoghi raccontati della sua letteratura. Poi invece, sempre parlando di racconto del mondo, vi volevo segnalare alcuni ospiti e autori italiani che si sono applicati, diciamo, a questo tema, che rientrano un po' in questa categoria. Allora, il festival si apre domani con Gabriele Romagnoli, giornalista e scrittore, che parlerà domani 11 settembre di New York. Dell'11 settembre, lui ha vissuto a New York, ci ritorna regolarmente, e parlerà anche del libro appena uscito che si chiama Solo bagaglio in mano, insomma partirà da New York e arriverà alla sua formula per viaggiare leggero, appunto solo bagaglio in mano. Poi però voglio citare anche Antonio Pascale, che sempre domani sera invece sarà un monologo per noi, proprio prodotto appositamente per il festival, sui sentimenti dei mondi. Poi altri scrittori come Fulvio Abate, Stefano Malatesta, che è il presidente onorario del festival, un maestro per tutti noi, che si applicheranno invece al tema Roma, e da Roma partiranno tanti racconti. Poi ci sarà Paolo Ruiz, che concluderà il suo ritorno da Brindisi fino a Roma, lungo l'Appia, questo viaggio che probabilmente starete seguendo qualcuno di voi sulle pagine di Repubblica, concluderà il suo viaggio qui con la proiezione di alcuni dei filmati che insieme ad Andrea Civitani, Alessandro Civitani, ha prodotto e sta producendo sul cammino. Poi vi ho citato già Valeria Parrella, c'è Raffaele Nigro che interverrà nello spazio dedicato al racconto, alle nuove narrazioni che riguardano la Basilicata e Matera. Poi ci saranno due scrittrici italiane come Francesca Marciano e Francesca Dall'Ogna e un altro scrittore come Paolo Di Paolo che invece fa la rilettura della Divina Commedia per bambini. Questo sarà uno spazio della domenica mattina, quello di Paolo in particolare. La domenica mattina ci saranno ben 5 eventi in contemporanea, alcuni sul palco e alcuni laboratori e altri incontri che si svolgeranno in tutto il perimetro della villa e del palazzetto. Ci piace proprio aver creato, ormai da tempo l'abbiamo fatto, questa, diciamo, questa dimensione di più cose che avvengono allo stesso tempo per ricreare un'atmosfera del festival. Ci tenevo anche a sottolineare un'altra cosa, che abbiamo diciamo, stabilito ormai da tempo un rapporto con piccole e medie case editrici, di cui accogliamo sia le proposte che appunto a volte invece ci arrivano delle proposte direttamente da singoli autori. Allora
abbiamo messo assieme alcuni incontri che accolgono diversi autori e diversi libri o diversi viaggi, per esempio da viaggi sulle orme di esploratori invece a un genere nuovo, sempre insomma, difficile da usare, come la graphic novel, che racconta luoghi e culture attraverso il disegno e la sceneggiatura di uno scrittore. Poi, questo è l'ultimo foglio, così finiamo. Vorrei segnalarvi degli incontri che mettono insieme discipline diverse, letture diverse. Per esempio, c'è un incontro che mette assieme un fotografo e un illustratore. Un fotografo come Fausto Giaccone, che è andato in Colombia sulle tracce di García Márquez, di Macondo, e ha fotografato in bianco e nero, con un suo stile molto rigoroso, quelle suggestioni letterarie e paesaggistiche e quel fattore umano. Abbiamo invece un interprete e autore singolare, Matteo Pericoli, che invece ha disegnato delle vedute da finestre, mettendosi accanto a scrittori da Pamuk a Indurmenti, che avevano scritto dei brani diciamo, che restituivano sguardi dalle loro finestre. Perciò, diciamo, racconti del mondo attraverso un segno, o fotografico, o il disegno di questi due autori. Poi un'attenzione particolare verso la musica. Ci sarà Antonio Capitano, che farà un viaggio sulle... un po' seguendo i contenuti di viaggio di alcuni testi di alcuni cantatori italiani, da Guccini a Battiato a Migliati. Spesso nelle canzoni dei cantatori ci sono questi racconti di movimenti, di ricerche. Invece ci sarà Vinco Fabris, che andrà sulle tracce della musica del Grand Tour. Parlando di radio invece, metteremo a confronto Anna Maria Giordano di Radio 3, Radio 3 Mondo, e poi ha un'altra un programma che si chiama Lovely Planet, insieme a Doris Zaccone, che invece per Radio Capital cura Capital in Giro. Passando al web, ci sarà un incontro dedicato a In Web We Travel, perché ormai evidentemente la dimensione del viaggio e del racconto di viaggio nella rete è fondamentale, animata anche da molti travel blogger e da alcuni specialisti. Poi ci saranno i laboratori di scrittura e fotografia in viaggio, aperto alla partecipazione di 30 autori tra dilettanti e, diciamo, gente che bussa alla nostra porta con un breve testo e con alcune fotografie che si sottopone al giudizio, alla valutazione di alcuni addetti ai lavori. E poi ci sarà una sorta di laboratorio per disegnatori. L'ultima cosa che vorrei citare, a parte le mostre che ho già citato, è l'incontro con Nicola Piovani di sabato sera, a cui quest'anno consegniamo il premio Marcello d'Oro, nella tradizione un po' di una nostra attenzione anche verso il mondo del cinema. Però lui ha fatto un concerto raccontato dedicato alla figura di Ulisse, ci ha convinto dunque a individuarlo come premiato del premio Marcello d'Oro della Società della Grafica Italiana. Ci saranno tre concerti ogni sera, venerdì, sabato e domenica, per le prossime, sarà animata da concerti. Il primo, che abbiamo voluto chiamare da Sud, con un'interprete italiana, Piera Lombardi, da un sud italiano, di Cilento. Poi ci sarà un suonatore di tabla indiano e una suonatrice di vari strumenti a fiato argentina. Il secondo, da nord, con Michel Pohl, sarà anche un implicito omaggio ad Arvo Pärt, un pianista di musica moderna, contemporanea, con il sostegno anche della lasciata dell'associazione citata prima. E poi ecco, il festival si chiude domenica prossima con un singolare incontro che parte da una lettura collettiva di Tristi tropici di Claude Lévi-Strauss, testo fondante dell'antropologia e anche di molto pensiero relativo, e che si incrocia con le musiche contemporanee di alcuni musicisti come Luigi Cinque, il chitarrista degli Avion Travel e il tastierista degli Aria,
oltre alle letture di interpreti come Yaya Forte, Fulco Pratesi, che si presterà così come Andrea Cortellessa e Fabio e Franco Salvatori, il presidente onorario di Società Geografica Italiana e presidente del nostro festival. Credo di aver detto alcune cose importanti, se c'è bisogno di qualche aggiungimento ci possiamo risentire. Grazie Antonio, naturalmente Antonio poi ha citato solo in premessa la mostra che è qui aperta il nostro catalogo della manifestazione. E questa è la copertina, sarà stampata oggi. Oggi sarà presente. Il libro catalogo del festival. Da domani alle 3, dove ci sarà la prima apertura.